Prosegue il dibattito sul Gradenigo. Disagi dei pendolari sulla Torino-Milano. I lavori nelle commissioni. Nella seduta del 30 giugno il Consiglio regionale ha svolto il dibattito generale sul futuro dell'ospedale Gradenigo. Nel pomeriggio è iniziata l'illustrazione degli oltre 200 emendamenti presentati al provvedimento. In chiusura di seduta, l'Aula ha approvato 3 ordini del giorno sui disagi dei pendolari dell'alta velocità Torino-Milano. In copertina! Il 30 giugno il Consiglio regionale ha iniziato l'esame del disegno di legge sull'ospedale Gradenigo. La Giunta regionale ha presentato in aula un emendamento che recepisce alcune esigenze emerse nella discussione in commissione, consentendo il mantenimento del pronto soccorso e la tutela degli attuali dipendenti. Il Gradenigo, affidato alla gestione degli imprenditori sanitari privati, dovrà attenersi alle indicazioni fornite dalla Regione. Ma noi pensiamo che sia un passaggio utile perché il Gradenigo è funzionale al sistema sanitario piemontese, perché il personale ha bisogno di stabilità. L'operazione nel contesto in cui si trova la sanità piemontese non era evitabile perché altri scenari, per quanto teoricamente possibili, non sono praticabili. Dunque secondo noi tutta l'attenzione va spostata poi sul monitoraggio, sul controllo delle azioni che devono essere assolutamente congrue col piano di azione dell'ASL di riferimento, oggetto di un accordo contrattuale con la Regione Piemonte. Oltre 200 gli emendamenti presentati. Assolutamente contrari, non vogliamo che i consiglieri regionali siano trattate come passacarte delle multinazionali delle sanità e temiamo, anzi siamo sicuri, che questo sia il cavallo di Troia per far entrare i privati nella sanità piemontese. In chiusura della seduta del 30 giugno il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità 3 ordini del giorno sui disagi dei pendolari sui treni alta velocità Torino-Milano, su cui Trenitalia ha introdotto nuovi aumenti e l'obbligo di prenotazione. I documenti impegnano la Giunta a verificare le condizioni infrastrutturali e di utilizzo della linea e intervenire presso Trenitalia per tutelare i pendolari. In settimana la Commissione Trasporti ha approvato in sede legislativa e all'unanimità la legge che modifica la normativa sul trasporto pubblico non di linea per contrastare l'abusivismo. La Sesta, Cultura, ha incontrato i vertici della Fondazione per il Libro e ha espresso il parere sul programma delle attività culturali. La Seconda ha svolto un approfondimento sulla legge per le calamità naturali. In Sanità, audizioni per il nuovo ospedale della Valle Belbo e in congiunta con l'Ambiente, illustrazione del piano regionale amianto. In Terza, infine, informativa, in congiunta con la Sesta, sui grandi eventi sportivi e audizione dell'Agenzia Turismo Torino e Provincia.